Francamente sarei stato in difficoltà per votare sia l'uno che l'altro. E quindi seguo con attenzione i risultati, ma in una situazione di assoluta neutralità. Crede che queste elezioni siano state meno seguite dal nostro paese rispetto a quelle di 4 anni fa? Ma a me non sembra, c'è stato da diverso tempo a questa parte c'è un grande interesse su tutti i giornali italiani, su tutte le televisioni, quindi mi sembra che l'interesse italiano è altissimo, l'interesse americano per l'Europa è decrescente invece. Mi sembra che entrambi i candidati sono interessati ad altri equilibri nel mondo e l'Europa viene dopo. E il PDL come sta seguendo, come sta aspettando questo voto? Ma lo sta seguendo con grande interesse per tutto questo meccanismo del sistema elettorale americano che per noi costituisce una sempiterna novità e anche un elemento di coinvolgimento della gente che noi purtroppo rischiamo di non avere, vista la quota di gente che non vota. Quindi è una quota che poi negli Stati Uniti è stata spesso fisiologica, ma da noi invece è patologica. Quindi in funzione primarie? Eh sì, questo meccanismo delle primarie sta nel bene e nel male dominando la vita politica italiana. È un meccanismo il nostro molto più elementare di quello più sofisticato e molto più sperimentato degli Stati Uniti, insomma. Però è un tentativo, diciamo così, di trovare attraverso questo canale un rapporto con la gente che la crisi dei partiti ha molto allentato. Grazie.